Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Come di consueto daremo spazio all'editoriale di Don Arturo che oggi ha per titolo Quaresima, vita nuova per noi e per il creato. A seguire la lettura del calendario liturgico, degli avvisi parrocchiali e dell'oratorio. Vedremo poi lo spot informativo per i restauri della nostra parrocchiale. Sarà poi la volta di notizie e di avvisi di pubblica utilità. Chiuderà il notiziario l'incontro di calcio Gottolengo-Cigole, disputato in oratorio venerdì 1 marzo. Buona visione! Cari amici, lasciate da parte maschere, ma anche i coriandoli, frittelle e lattughe. Entriamo nel tempo forte della Quaresima, che è un periodo, lo sappiamo bene, favorevole alla conversione e al rinnovamento per poter incarnare più intensamente e concretamente il mistero pasquale nella nostra vita personale, familiare, sociale, in particolare attraverso il digiuno, la preghiera, l'elemosina. Un cambio di rotta del quale è chiamato a beneficiare anche il creato, come ci ricorda Papa Francesco nel suo messaggio per questa Quaresima. Messaggio pubblicato martedì scorso, ma che porta la data del 4 ottobre del 2018, festa di San Francesco d'Assisi. Il testo, infatti, è improntato su quella ecologia umana integrale che, inscritta nel patrimonio della dottrina della Chiesa, costituisce uno dei capisaldi del Magistero di Papa Francesco. Quando l'uomo vive da figlio di Dio e vuole mettere in pratica la legge divina, egli fa del bene anche al creato, cooperando alla sua redenzione. Viceversa, quando non viviamo da figli di Dio, mettiamo spesso in atto comportamenti distruttivi verso il prossimo e le altre creature, ma in fondo anche verso noi stessi, nella errata convinzione di poterne disporre a nostro piacimento. E questo avviene quando si impone la logica del tutto e subito, dell'avere sempre di più, quindi della sopraffazione. Il peccato, infatti, interrompe la comunione con Dio, con gli altri, con il creato e porta l'uomo a sentirsi padrone assoluto, dominatore incontrastato, avido, egoista, accentrato e a tal punto su se stesso da ritenere ogni desiderio un autentico diritto. E questa frattura dell'armonia, insita nella stessa creazione, ha una forza distruttiva dirompente, in quanto porta al disinteresse per il bene comune, allo sfruttamento delle persone e dell'ambiente. Ecco perché anche il creato ha bisogno di figli di Dio rinnovati, diventati nuova creazione. In questo modo, infatti, può fare Pasqua, aprirsi ai cieli nuovi, alla terra nuova, di cui parla il libro dell'Apocalisse. La Quaresima, dunque, è un tempo in cui i cristiani sono chiamati a rinnovare il volto e il cuore tramite il pentimento, la conversione, il perdono. Essa consiste nel ripercorrere il cammino di Gesù, che è entrato nel deserto del creato per farlo tornare ad essere quel giardino della comunione con Dio,
come proprio era prima del peccato delle origini, abbandonando dunque il proprio egoismo, facendoci prossimi dei più bisognosi. Accogliendo la resurrezione di Cristo, sapremo attirare anche sul creato la forza rinnovatrice della Pasqua. Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica e serena settimana con l'avvio di questa nuova Quaresima, autentica primavera dello Spirito. Arrivederci. Calendario liturgico pastorale. Oggi, domenica 3 marzo, in parrocchiale alle ore 15, ora di guardia. In parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa. Defunti Leonardo, Angela e Ilario. Lunedì 4 marzo in oratorio, alle ore 8, Santa Messa pro Populo. In oratorio, alle ore 18:30, Santa Messa. Defunti Giovanni e Basilide Teresa. Martedì 5 marzo, in oratorio, alle ore 8, Santa Messa, defunto Tomasoni Tomaso. In oratorio alle ore 18:30, Santa Messa, defunti Castagna Pietro, Valentino e Matilde. In oratorio alle ore 20:30, Seminario di Vita Nuova. Mercoledì 6 marzo, delle ceneri. In parrocchiale alle ore 8, Santa Messa. A Villa Giuseppina alle ore 9:30, Santa Messa. In parrocchiale alle ore 16, Santa Messa. Alla Casa di Riposo alle ore 16:30, Santa Messa. In parrocchiale alle ore 20:30, Santa Messa. Defunti Ronchetti Franco e Fanconi Anise. Giovedì 7 marzo, in oratorio alle ore 8, Santa Messa. Defunti Pini Battista, Franco, Nadia, Wilma, Giuseppina e Yvonne. In oratorio alle ore 18:30, Santa Messa. Defunti Castagna Tullio e Lucia e Cariri Vincenzo. Venerdì 8 marzo, in oratorio alle ore 8, Santa Messa, defunto Daniele. In oratorio alle ore 18:30, Santa Messa. Sabato 9 marzo, alla Casa di Riposo, alle ore 16:30, Santa Messa. Defunti Carleoni Angelo, Tommaso e Piera. In parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa. Defunti Caterina e Emilio. Domenica 10 marzo, prima domenica di Quaresima, in parrocchiale alle ore 8, Santa Messa. Defunti Prandini Pietro e Giuseppina. In parrocchiale alle ore 10, Santa Messa. Defunti Marchioni Giacomo, Caterina e Milzani Tarcisio. In parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa. Oggi domenica 3 marzo e martedì 5 marzo, carnevale in oratorio. Domenica 3 marzo dalle ore 18:30, apericena in musica con gli amici di Alfredo. Lunedì 4 marzo alle ore 20 in oratorio, incontro delle coppie di sposi che festeggiano un lustro di matrimonio per organizzare la festa del 31 marzo. Mercoledì 6 marzo, Sacre Ceneri. Dalle ore 12 alle ore 14, adorazione eucaristica. Digiuno e astinenza. La legge del digiuno obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere un po' di cibo il mattino e la sera. La legge dell'astinenza proibisce l'uso delle carni. Alla legge del digiuno
sono tenuti tutti maggiorenni fino al 60° anno iniziato, alla legge dell'astinenza coloro che hanno compiuto il 14° anno di età. Domenica 10 marzo alle ore 16 in oratorio, incontro bambini e genitori del primo e del quarto anno ICFR e raccolta per i lavori di restauro della chiesa parrocchiale. Quaresima 2019. Nella sindone si riflette l'immagine della sofferenza umana, come l'icona della sofferenza dell'innocente di tutti i tempi. Essa è un testimone muto, ma sorprendentemente eloquente della passione, morte e resurrezione di Cristo, Giovanni Paolo II. Venerdì 8 marzo, alle ore 20:30 in oratorio, si terrà un incontro dal titolo L'uomo della sindone, relatore Gianpietro Mazzotti. Vi ricordiamo che la nostra chiesa parrocchiale è in procinto di essere restaurata. Sarà possibile contribuire con l'offerta attraverso la busta che troverete presso la chiesa ogni seconda domenica del mese, oppure lasciando il vostro contributo personale ai sacerdoti. Altri modi possibili sono versamento di contributo tramite bonifico intestato alla parrocchia Santi Pietro e Paolo Gottolengo, indicando la causale offerta per restauro chiesa parrocchiale, conto corrente dedicato presso Cassa Padana e Unibanca, oppure impegnarsi a versare un importo mensile anche a mezzo rito bancario per un periodo a vostra scelta, sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'ufficio parrocchiale. Altro modo è un prestito senza interessi alla parrocchia, anche qui sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'ufficio parrocchiale. Oppure contribuire con un lascito testamentario, le cui modalità vanno concordate con i sacerdoti della parrocchia. Il tuo contributo, anche minimo, è sempre necessario per realizzare il progetto. E si precisa inoltre che i privati, gli enti non commerciali e imprese che effettuano erogazioni liberali con sistemi di pagamento tracciati possono richiedere il rilascio di apposita certificazione per detrazione fiscale, contattando preventivamente l'ufficio parrocchiale e fissando un appuntamento al fine di ottemperare quanto richiesto dalla normativa vigente in materia. Storia e miti di un mese eccentrico. Marzo deriva dal latino Martius. È il mese dedicato a Marte, dio della guerra e del risveglio della natura. Per gli antichi era occasione di importanti riti propiziatori di prosperità. A Roma si tenevano feste in onore di Bacco, Marte, Vesta e Minerva, mentre i babilonesi celebravano Adone, che, come la greca Persefone, tornava sulla terra dopo aver trascorso 6 mesi nell'Ade. Nel calendario romano arcaico era il primo mese dell'anno, che cominciava con le idi di marzo. Questo mese segnava l'inizio dell'anno secondo il calendario di Romolo. I mesi erano 10, per una durata dell'anno di 304 giorni. I rimanenti 61 giorni, d'inverno, non erano assegnati ad alcun mese. Il momento culminante era costituito dal giorno dell'equinozio, 20 marzo. Tale momento di passaggio al quale era collegata la data della Pasqua. Con il calendario giuliano, voluto da Giulio Cesare, marzo fu collocato al terzo posto, conservando i suoi 31 giorni. Mese segnato dalla variabilità, secondo la tradizione, marzo trasmetterebbe la medesima volubilità al carattere dei nati durante il suo corso. Riunione del Consiglio Comunale,
Giovedì 7 marzo alle ore 18, sala consigliare, con il seguente ordine del giorno. Lettura e approvazioni verbali seduta precedente del 19 dicembre 2018. Esame e approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni comunali anno 2019. Esame e approvazione del programma triennale dei lavori e biennale dei servizi e forniture anni 2019-2021 e annualità 2019. Esame e approvazione schema convenzione integrativa, affrancazione dal prezzo massimo di cessione e locazione degli alloggi inseriti nel PDZ e PEP e piano edilizia popolare. Proroga affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle Entrate Riscossione con decorrenza 1 gennaio 2019. Presentazione bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati. Si avvisa la cittadinanza che in collaborazione con la caserma dei carabinieri di Gambara è stato avviato il progetto Sportello di Ascolto, che consentirà di contattare i carabinieri anche al di fuori dei naturali presidi. I militari raccoglieranno le istanze e i quesiti dei cittadini e forniranno consigli utili per arginare truffe o trattare tematiche di particolare allarme sociale, quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, il bullismo e la violenza. Per accedere allo sportello e incontrare i carabinieri è sufficiente presentarsi presso la sala riunioni di via Zaccarini-Sandrini nelle date seguenti: sabato 30 marzo, sabato 27 aprile, sabato 25 maggio e sabato 29 giugno, sempre dalle ore 10 alle ore 11. L'amministrazione comunale, in collaborazione con l'Associazione Brescia Sicura, Controllo di Vicinato e l'Arma dei Carabinieri, Comando Stazione di Gambara, invita la cittadinanza all'incontro pubblico Il Controllo di Vicinato, giovedì 7 marzo alle ore 20:40 presso il Teatro Zanardelli. Stagione teatrale di Gottolengo presso il Teatro Zanardelli alle ore 21. Venerdì 8 marzo, Otello, dramma di William Shakespeare, Il Nodo Teatro. E venerdì 15 marzo, Troppe Arie, Trio Trioche, spettacolo comico musicale. Domenica 10 marzo alle ore 16, presso il Teatro Zanardelli, per la Festa della Donna 2019, verrà presentato uno spettacolo interculturale dal titolo Itineranze. Narrazione teatrale a più voci, esperienze di immigrazione al femminile, musica dal vivo e danze dal mondo. Lo spettacolo è gratuito e sarà seguito da un buffet offerto da Coop Vicinato Lombardia. Altro appuntamento di marzo al Teatro Zanardelli è per venerdì 29, sabato 30 e domenica 31. Tre serate in allegria offerte dall'associazione Gruppo Amici del Teatro con la commedia in dialetto bresciano dal titolo Gonfat Bé a Coupà il Padrù. Il ricavato andrà a favore dei restauri della nostra chiesa parrocchiale. Gruppo Serate Rosa, programma del mese di marzo, presso la sala riunioni di via Sandrini e Zaccarini alle ore 20:30. Giovedì 7, serata informativa, le malattie sessualmente trasmissibili. Relatore, dottor Margoni Minutolo Fabrizio. Sabato 9 marzo, per la festa della donna, gita al Parco Sicurtà. Giovedì 14, tombola e tombolone. Giovedì 21, serata di vita familiare. Si gioca a carte e altro.
Sabato 23, gita a Bologna e visita a Fico Italy World, il parco del cibo più grande al mondo. Giovedì 28, serata informativa, la libertà di essere se stessi, la comunicazione assertiva. Relatore, lo psicologo Mino Perini. E con questo è tutto, vi lascio alla partita di calcio Gottolengo-Cigole con le riprese raccolte da Vittorio. Vi auguro una buona visione, buona domenica e buona settimana a tutti.